Sì, una rimonta incredibile, iniziamo da qui. Ma io ero già fiducioso quando abbiamo perso a Verona 2-0, dopo già un minuto avevo detto ai miei compagni: ragazzi, non vi preoccupate, che al ritorno li tritiamo, e così abbiamo fatto stasera. Non c'è stata proprio partita dal primo minuto. Siamo entrati in campo aggressivi, quello che ho detto ai ragazzi, io e Claudio. Ha detto: ragazzi, vogliamo fare qualcosa di importante, li dobbiamo andare a prendere alti, come hanno fatto loro all'andata. E così è stato, e alla fine abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, battendoli 3-1, dai. Hai detto bene, prenderli alti, anche tu sulla fascia oggi mi sei messo titolare, hai fatto una partita fin da subito decisamente ottima, condita anche da un assist, però in generale sia in fase offensiva Vitale era onnipresente. Ma io sinceramente sono molto contento della prestazione che ho fatto, ma queste partite in particolare mi esaltano tanto, perché c'è bisogno di tanta personalità. Non è che lo voglio dire, ma ne ho tanta. Però devo dire la verità, anche i ragazzi stasera hanno dimostrato tantissima personalità, tantissima aggressività, tantissima tecnica, tantissimo cuore, tantissima testa. Stasera in campo abbiamo messo tutto. Tu l'anno scorso hai fatto già una finale playoff che direi che è andata bene. Come si vincono i playoff? I playoff si vincono in questa maniera, giocando con personalità, ritmo e tanta tecnica. Solo così puoi vincere. Questo è il pane se uno vuole vincere. Questo qui. Un'ultima cosa, oggi vi ha accompagnato il pubblico di Spezia fino allo stadio, che emozione è stata? Tu che hai giocato in piazze importanti, comunque anche Spezia questa sera si è fatta davvero sentire. È stata una bellissima cosa, perché da tanto tempo che non giochiamo con i tifosi, non li vediamo da tanto. Veramente mi ha colpito tanto questa cosa. E stasera questa vittoria è anche dedicata a loro, soprattutto, perché questa città merita e soprattutto questa società merita. Ci sono sempre stati vicino durante quello che è successo, ci hanno pagato tutti i mesi, non ci hanno mai detto una parolina per farci rinunciare un euro. Anzi, ci ha detto il nostro presidente: vi do una mensilità in più, basta che state qui alla Spezia. Voglio ringraziare al nostro presidente, al nostro direttore, a tutti quanti. Però fino adesso abbiamo vinto una battaglia, adesso ci aspetta una guerra. A posto.